Oggi sono ad Alice Castello, uno dei primi paesi della provincia di Vercelli, per documentarvi la situazione della siccità pazzesca che sta imperversando ormai da tantissimi mesi. Qua ci sono tantissime coltivazioni di kiwi, frutteti e stanno soffrendo in maniera esagerata. Guardate questa piantagione di kiwi in che stato. Siamo al 20 di luglio, guardate questo campo di mais in che condizioni è. Il 90% delle piante all'interno di questo appezzamento di terreno sono già completamente secche. Hanno un'altezza veramente bassa, 20, 30, 40 centimetri al massimo, e guardate le foglie come patiscono. Probabilmente questo è un campo che è stato seminato in ritardo, ma sta soffrendo da maledetto, ed è anche servito da un canale per poterlo irrigare. I proprietari di questo terreno stanno facendo di tutto per poter salvare la coltivazione, che sta soffrendo drammaticamente in una maniera assurda. Oramai è da 210 giorni che non piove. Tutto secco, veramente sembra di essere nei paesi del sud Italia, comunque, dove mediamente è già più normale vedere una situazione del genere. Mentre invece ci troviamo a nord del Piemonte, guardate qua che roba. Nei prossimi anni ci porterà sicuramente a un aumento dei prezzi e a un mancamento delle materie prime fondamentali per l'alimentazione della popolazione. La maggior parte delle piante sono in estrema sofferenza e sicuramente il raccolto sarà dimezzato, se non addirittura perso, perché alcune piante andranno perse, quindi un valore economico, un danno economico veramente incredibile per i contadini e gli agricoltori di queste zone. Per non parlare poi più a valle delle risaie, moltissime zone sono ancora senza acqua e il riso praticamente è morto, tutto secco. Concludo questo breve aggiornamento qua dalle campagne di Alice Castello. Per il momento è tutto.